Chiara Trombetta, partita da Messina, arrivata lontano, oggi torna in città per parlare a dei giovani, parlare di start-up, di mondo del lavoro. Come si trasmette fiducia ai giovani verso il futuro? Ma allora io credo che i giovani debbano credere tantissimo nel loro futuro, ma soprattutto cogliere quegli aspetti del cambiamento e dell'innovazione che secondo me poi capitano sulla strada di ognuno di noi. Se li sappiamo cogliere, anche accettando quella che può essere la cultura del fallimento e quindi dello sbagliare e del rialzarsi, dagli errori spesso si impara tanto. Lei si occupa di startup da 10 anni, però vedendo gli ultimi dati sulle startup siciliane e messinesi, ha avuto un piccolo stupore. Sì, spesso forse noi siciliani cerchiamo anche di non vediamo tanto quello che c'è attorno a noi e a volte forse la pecca è che ci buttiamo un po' giù. La Sicilia si pone all'ottavo posto in Italia come startup e soprattutto ci sono tanti giovani che fanno impresa. Quello che deve accadere di fatto è far scalare queste imprese. Le imprese ci sono, bisogna attrarre talenti, grandi aziende, investimenti. E per fare questo si ritorna a quello che si diceva prima, quindi quell'unione dei puntini, quel fare rete che permette poi a tutti di crescere, sia ai piccoli, quindi alle start-up, ma in realtà anche alle grandi aziende che entrano in collaborazione con le start-up. Nel suo lavoro si occupa anche di empowerment femminile, aiuta le donne in veste di mentor a intraprendere la loro attività, ad avviare un'impresa. Questo è il mio progetto del cuore, perché l'abbiamo creato insieme a delle mie colleghe nel 2017. In realtà è un progetto che mi piace sempre dire che nasce un po' per caso, perché nasce proprio dal fatto in cui a un certo punto ci siamo accorti che negli eventi in cui si parlava di innovazione, di start-up, gli speaker erano sempre tutti uomini e allora ci siamo domandate, ed è anche un bias culturale che abbiamo secondo me anche a volte da donne, perché semplicemente gli uomini hanno più esposizione mediatica. Allora abbiamo deciso semplicemente di fare una lista di donne da seguire in ambito tecnologia e innovazione. Da quel momento siamo state inondate di suggerimenti di donne, quindi questa lista oggi conta più di mille donne e facciamo sostanzialmente degli incontri sia ispirazionali e poi proprio come dicevi prima per ispirare anche le donne a continuare nelle loro imprese. In Italia, vi lascio un dato, in Italia ancora soltanto il 13% delle start-up ha una founder o una CEO donna. Quindi dobbiamo anche in questo caso cercare di, come si dice, sfondare quel soffitto di cristallo ed entrare nei consigli di amministrazione, diventare amministratori delegati e CEO di start-up. Qual è la strada che ha percorso per arrivare al successo partendo da Messina? Ti ringrazio per il successo, io sono partita, come spesso mi piace ricordare, un po' con la follia di 18 anni, si parte con delle idee però molto precise, ecco questo anche come consiglio, porsi sempre degli obiettivi e avere perlomeno una propria idea di come voler strutturare il proprio percorso. Poi il percorso cambia, ci sono tantissimi appunto cambiamenti in questo senso. Io sono partita a 18 anni, ho fatto l'università a Milano, ho proseguito poi con la scuola di giornalismo, sono diventata giornalista professionista e il mio percorso poi da giornalista mi ha portato anche a dirigere poi quella che è oggi la Business Unit Media ed Eventi di Startup Italia. Era la prima volta che parlava degli studenti messinesi in particolare. Studenti messinesi, sì, infatti sono particolarmente contenta e anche emozionata oggi, devo dire, di essere nella mia città, perché comunque quando uno fa queste cose, le fa per tante altre regioni, farle in quella città che ti ha accolto, che ti ha cresciuta, nelle strade che conosci, dà sempre un'emozione in più.